Ciao Jerry, Teo, Maria e Rudy. Ciao. Era da tanto che volevo vedervi dal pubblico. Senti, come ti chiami? Che non ce l'hai detto. Io mi chiamo Marco Baruffaldi. Ok. Ho 22 anni e come vedete ho la sindrome di Down. Però sono fiero di quello che sono. Bravo. Grazie. Sei vestito molto bene. Sì, diciamo. Beh, molto moderno sei. Sì, diciamo che ho voluto mettermi vestiti da rapper. Quindi, perché sei un rapper? Sì. Ok. Sì, perché voglio definirmi così. E oggi canti, quindi? Sì, canto una canzone che si intitola Siamo diversi tra noi. Ok. E praticamente questa canzone parla di disabilità e di bullismo. E l'hai scritta tu? Sì, più che altro devo ringraziare il mio carissimo e meraviglioso papà perché mi ha aiutato solo nella metrica. Ok. Le parole sono le tue? Sì, le parole sono mie e ci sono delle parole che mi colpiscono di più che le altre perché fanno parte della mia vita. Quindi è un po' autobiografica la canzone. Sì. Riguarda te. Sì, sì. Okay. Io volevo solo dire ciao Iva, non so se mi riconosci ma ci siamo incontrati a Trento. No, mi ricordo bene, ma non solo a Trento. Ci siamo solo a Trento. Ecco appunto. No, nel senso che avrei voluto incontrarti anche in altre città. Cosa avete fatto a Trento? Allora, ci siamo andati perché ci hanno invitato l'associazione Vivo. Ok. E... Ah, adesso ricordo, abbiamo anche cantato. Di sì, tu di sempre di sì. Io ho cantato, vero? Vero sì. Che ho cantato, sì. E poi ho invitato anche te, abbiamo fatto un fiume amaro assieme, di sì. Assolutamente sì. Hai capito? Mi ricordo io. Bravo. Allora, sentiamo, quando vuoi. Sei forte, sei forte. Se sei pronto? Dai. Sì. Sai, ci sono anch'io a questo mondo, a questo mondo. Servo pure io, servo pure io. Guardami, ascoltami, anche io provo dolore, provo emozione, anche io provo l'amore. Sai come ci si sente, 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 si fa capire che non serve proprio a niente. E io dico no, no, no. Ci sono anch'io a questo mondo, servo pure io, servo pure io. E sai cosa ti dico? Che il mondo fa schifo, schifo, schifo. La mia diversità è la mia qualità. E se questo tu non sai, ami come non sarai, mai, mai. Sai cosa mi chiedo, chiedo, chiedo? Dove sarò domani? Dove sono i miei piani? Dove saranno i miei sogni? Sogni, sogni. Tendimi le mani, tendimi le mani. Non giudicare il mio corpo, anche se un po' storto, io abito qua, ma differenza non fa. Proprio una bella canzone. Grazie, vi ringrazio perché Anche se stamattina ho conosciuto Martin e Alessio, adesso ho la possibilità di, se posso venire vicino a voi. Sì, sì, stai attento a Rudy. Scusa, ma gli altri vieni. Sì, ma tanto lo conosco bene perché lo vedo
tipo di sabati. Quindi, vieni a sederti sabato. Vicino a Maria, vieni, vieni qua, vieni. Siediti qua vicino a Maria. È stato molto molto bravo, vero Jerry? Sì, sì, è stato bravo, è stato spiritoso, è stato forte, è stato incisivo, ha fatto, insomma, ha fatto le cose per bene. Rudy, vieni. No, vabbè, ma... No, Rudy, stai là. Stai così bene. No, no, stai là, stai là. Mi siedo qua. Sai che cosa era forte? Erano molto forti le parole, perché erano semplici ma molto dirette, no? Sì. Soprattutto quello, sai, sono utile anch'io, no? Perché quella è la cosa, il concetto più importante, secondo me, che hai detto. Perché a volte ci sono dei cretini in giro che fanno sentire inutili le persone, ma non vale solo per chi ha la sindrome di Down. Vale in generale, no? Sì, sì, mi... Perché ognuno di noi... infatti la canzone parla proprio di questo e soprattutto parla che noi ragazzi si può dire speciali? Sì. Esatto. Vogliamo un posto nel mondo e anche un lavoro dignitoso. E quindi devo ringraziare mio padre che mi ha aiutato. E come... scusate l'emozione perché sono un po'... Allora, se c'è l'occasione io vorrei farvi leggere una poesia che l'ho dedicata a mia mamma. Io lo devo dire perché immaginavo le lacrime di Jerry. L'aveva previsto. e devo dire che questa poesia che ho dedicato a mia mamma, per il semplice motivo che lei è deceduta. Mi spiace. Quindi ci sei tu e tuo papà. Sì, sì. Papà fa anche da mamma. Un pochettino. Sì. Ci proverà, poverino. Sì, lui ci deve provare perché l'importante non è la prova. E che c'è? Ma soprattutto deve. Non c'è provare, deve. E sei figlio unico? No, c'ho un fratello che si chiama Simone e ha 31 anni con un bellissimo nipotino. Quindi sei zio? Sì, già dal 2016. Come si chiama la tua mamma? Come si chiamava? Mia mamma si chiama ancora Cristina. E soprattutto devo ringraziare lei perché è diventata come mio angelo custode. Beh, un bellissimo angelo. Molto. Non tutti abbiamo un angelo. Sì. È anche una fortuna averlo l'angelo a volte, sì. No? Sì. Ma la poesia vuoi che la leggiamo noi o vuoi leggerla, vuoi dirla tu? Scegliete voi. Come se fai fatica, Jerry è bravissimo. Sì. Se invece ce la fai a leggerla da solo, come vuoi tu. Guarda, per rispetto alla mamma, scegli tu. Io mi sono allenato tanto sia a cantare, ma soprattutto a leggere tante volte la poesia. E adesso vorrei... Facciamo fare un'introduzione da Jerry, così non piange. Sì. E poi poi la dici tu, però. Basta che io... La possa dire. La possa dire. Ok. Vai. Se vuoi venire, Jerry, vieni pure. Va bene. Allora, signori... Hai visto che sei più forte tu di Jerry, l'hai capito, eh? Sì. Che sei più forte tu. Beh, decisamente. Io non ce la farei, quindi... Va bene, allora, mi è capitato di presentare di tutto nella mia vita, da James Brown a Rudy Zerbi. Ma... Ma... Sono veramente onorato di presentare questo ragazzo che si chiama Marco con una sua bellissima poesia.
Grazie, vai. Gerry. Mamma. Mamma, tu ci sei e non bisogna inventarti. Tu mi ami già con gli sguardi. Io te rifarei proprio come sei. Senza di te io non me ne vado. I tuoi baci non sono mai tanti. I tuoi abbracci non sono mai troppo forti. Io non dimenticherò le tue sgridate. Fanno parte dei miei bei ricordi. Mi coccola il tuo sorriso. Mi coccola il tuo respiro. Mi coccolano i tuoi passi. Mi coccolano i tuoi abbracci. Le emozioni che provo per te le racconto per te. Il mio cuore c'è per te e penso sempre a te. Senza di te non so cosa fare. Non so dove andare. Ma credo a ciò che mi hai insegnato, a ciò che mi hai spiegato. Quindi per me è più facile sognarti, è più facile ricordarti. Non so dove e quando, ma resti sempre la mia mamma. E se un dì ci rivedremo, sarà come il sorgere dell'arcobaleno. Sento ancora le tue coccole. Sento ancora il tuo calore, sento ancora il tuo odore, sento ancora la tua ombra nel mio cuore. Mi coccola il tuo sorriso, mi coccola il tuo respiro, mi coccolano i tuoi passi, mi coccolano i tuoi abbracci. Ascolto sempre il mio cuore, vedo ancora il tuo tremendo dolore, lo sento ancora nel mio cuore. Tu mi hai dato solo amore. Solo amore. Ciao mamma. Marco. Grazie. Grazie a tutti per l'applauso. Adesso fermati un attimo perché mi stanno morendo i colleghi. Stai tranquillo. No, perché Maria è andata, Gerry non ne parliamo, a me mi sudano le mani, Rudy che accarezza Maria, fra un po' qui... No, io volevo dirti questo, tu hai detto, posso dire speciale, no? Sì. Ma speciale lo sei veramente, guarda, tu c'hai un coraggio che... Cioè, uno normale, come lo chiami tu, non speciale, dagli un aggettivo che vuoi, che viene qui, non può fare sta roba, capito? Tu hai un'anima che è oltre. Grazie. Allora, grazie. Marco, sei stato proprio, proprio bravo. Grazie. Vediamo cosa dice il pubblico. Partiamo dal pubblico per una volta, ti va? Assolutamente sì. Anzi. Noi ci riprendiamo. Io comunque... Anzi, non vedo l'ora. Guarda un po' il pubblico come ha gradito questa tua performance. 98% ha detto sì! Grazie! Hai capito? E poi volevo, non so se si può, a vedere... dare un bacino a Belè. Senti, ma tu sei emiliano, vero? Uè, molla! Arrivo! Molla, molla! No, scusa, riesci dove a abbracciare Belen e tu gli fai un'intervista in quel momento? No, dicevo, me lo tengo. Sei emiliano, tu di dove sei? Per precisione, vengo da Castelfranco Emilia. Dove è nato il cappelletto? Dove è nato il vero tortellino, ecco, brodo, ristretto di cappone, girato nel dito mignolo. Sai che adesso Gerry si è commosso un'altra però, volta? Però, appena hai detto... quello che fa la differenza è il ripiede che ci mette mio padre. Ah, ma io siamo tutti curiosi di conoscerlo sto papà. Si può vedere il papà? Lo possiamo far entrare?
Eccolo! Eccolo! Pezzo mondiale! Ecco mio papà! Buonasera e grazie ancora per l'opportunità che ci avete dato. Intanto complimenti per l'educazione di suo figlio, che è veramente un ragazzo molto molto educato. Complimenti per come lei è un padre, per il padre che è, perché da come racconta suo figlio lei è un gran padre. Grazie. Sì, grazie. Questo è vero. Ci vuole l'amore. Beh, ma non sempre, non è facile essere genitori. A volte i padri sono sempre bistrattati rispetto alle madri. Finalmente si può far vedere che i padri sanno fare i padri, ecco. Guardi, io le dico, purtroppo mia moglie è deceduta l'anno scorso. Da allora ho smesso di pensare a me. Cioè, tutto dedicato a lui e ne vale la pena, ecco, perché si avete vede. Visto com'è. Bisogna sparargli per farlo stare tranquillo. Noi, da un qualche mese a questa parte, il nostro impegno è quello di girare nelle scuole e parlare di bullismo e parlare di come fa male il bullismo, perché considerate, mio figlio è stato bullizzato 7-8 anni fa e c'è ancora dentro il dolore. Fin dall'asilo. Ecco, perché, non so, un estremo, gli presero le scarpe ortopediche, il bullo e gli fecero la pipì sopra. È stato bullizzato addirittura da un maestro di sostegno. Quindi nella vita li abbiamo passati... Io spero che lei li abbia denunciati come si merita. Guardi, non li ho denunciati per questo motivo qua, perché aveva 12 anni e stava facendo un percorso psicologico molto particolare. Abbiamo voluto tenere il profilo basso anche perché sappiamo come sono. Giudici, avvocati, se lo girano come vogliono. Allora, prima... Grazie! Io capisco, però lei... Cioè, noi l'unica cosa che possiamo fare è credere, no, nella giustizia, perché sennò ci spariamo. Assolutamente. Assolutamente. Ma lo dico soprattutto non tanto per i suoi coetanei, che spero che pian piano, crescendo nel tempo, capiscano, perché magari avevano 12 anni e non avevano la capacità di capire. Mi dispiace per i genitori di questi ragazzi, perché non insegnano molto ai figli, ma il maestro di sostegno sinceramente dovrebbe essere allontanato. È stato allontanato dolcemente dalla scuola. Io, come dicevo, credo nella giustizia. Ho portato una divisa di vigile del fuoco per 35 anni, quindi io prima ho pensato, uno, chi ero pompiere, non posso fare del male alle persone. Due, insomma, secondo me la rivincita è proprio il poter andare nelle scuole e parlare di quel bastardo, di quello che è successo. Ah, no. L'ha chiamato col suo nome. Esatto. L'ha chiamato col suo nome. Senti Marco, ma tu l'hai mai conosciuto Ax? Sì. Ecco, perché io lo conosco bene, lui è un ragazzo molto sensibile a queste cose. Sì, lo so, per il... Magari se gli chiediamo di fare un pezzettino della canzone con te, capace che lo fa lui, capito? Se ti va. Io mi prendo l'impegno di chiamarlo. Sì, sì, sì. Maria, abbiamo una canzone scritta per lui, Scritta per lui, okay. Proprio fatta apposta per lui. Però mi piacerebbe, sai che ci sono, come si chiamano, i fit? Sì, i fit, sì, li conosco. Ecco, volevo chiedergli se lo fa dentro il tuo pezzo. Ci provo, certo. Te lo prometto. Molto volentieri. Aspettiamo la vostra votazione. Ah, sì, scusiamo sì, che sì. Noi, mi scusi. Eravamo presi. Per me vale. Sì. Marco, stiamo dando i giudizi. Te ne frega niente, no? Facendo l'autografo per Berlino. Hai capito, Marco? Anche per spezzare tutto questo, che lui comunque dà tanta gioia. Oggi quando noi li abbiamo intervistati, posso dirlo, no? Il signore qui, c'è un bigliettino, no? Un bigliettino da visita contro il bullismo. E a me mi ha detto, e Alessio ci ha detto, io li do in giro alle ragazze, forse qualcuna ci casca, mi ha detto. Ma giuro, un grande... È tanto bene, sì, ma... Sì. Chi semina poi raccoglie, giusto? A tal deck. Anche okay. Per me vale, grazie di quello che ci avete detto. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Oh Marco, hai 4 vale più il 98%, È una bella sniezitura. Sì. Grazie, buonasera. Ciao. Un giorno ti dirò che ho rinunciato agli occhi suoi. Non cambiare mai, E non ti fai mettere più in testa mai.